Giomi, raddoppiato da Filippi e Matteoli, non offre resistenza e da sinistra si infila al 31esimo quest'ultimo, che a tu per tu con Fiaschi in area calcia di mancino un soffio a lato. Rossi mette in mezzo per l'inzuccata a botta sicura di Matteoli, che trova però l'ottima respinta di Fiaschi, sulla quale poi si avventa Granito, che spara incredibilmente al lato. Ma il Gondi, dalla ripresa del gioco, regala in attacco palla agli avversari, che si incuneano con grande facilità con Matteoli in area a sinistra, che passa indietro il velo di Rossi e il tap-in di Granito per il sorpasso in meno di un minuto. Più ospite, complice l'errore in disimpegno sulla seguì di Biagini, sorpreso alle spalle da Matteoli, che scambia con Rossi, 1-2 con Camarlinghi, poi filtrante per Brizzi, in mezzo c'è Matteoli, che fa 2-0. Podestà adesso fa il terzino sinistro, anche se forse ora lo riscambia con Bedini, non so cosa voglia fare Vangionio se mantiene questo 4-2-3. Matteoli, punta Andrei, Matteoli dentro, ma viene chiuso. Ancora Matteoli, si va a riprendere questa palla. Poi il subentrato Davide Falleni. La palla dentro per Mancini, che segna, ma si era alzato. È un giocatore di movimento, Giorgio Brini, 2003, indicato in distinta. Buongiorno. Gli sradica palla la Pro Livorno. Matteoli può andare al tiro. Matteoli col destro. Murato ha ritardato troppo la conclusione. Pozzi 0, Pro Livorno Sorgenti 1. Con il Seravezza ora ridotto anche in 10. Per il doppio giallo rimediato da Mussafi. Matteoli pressa Granaiola, anche lui molto stanco, il capitano che ha tirato la carretta. Matteoli va via da Andrei, che allarga il gomito, è ammonito pure lui. Domenica gli manca pure lui. La capiremo meglio in fondo questa situazione. Mancini allarga per Matteoli, Andrei lo punta, lo salta Matteoli, c'è Grassi, Matteoli salta anche Grassi, Matteoli col destro, murato di nuovo all'ultimo, Matteoli allarga, Granito ha esitato, Mancini, gol! Mancini in acrobazia, è buono! Ha guardato l'assistente, è buono! Gran gol in acrobazia per Leonardo Mancini, arrivato dal Cenaia. Seravezza Pozzi 0, Pro Livorno Sorgenti 2. Ma quanto ha spaccato Matteoli, anche in questa circostanza, veramente grande giocata di Matteoli, imprendibile.